Un giorno e benvenuti al mio canale. Riprendo i tutorial su Shotcut mostrando come si possa aggiungere un watermark semi-trasparente non in maniera fissa. Mi spiego meglio. Un watermark sarebbe una specie di logo che viene aggiunto ai video per dimostrarne la paternità. Questo logo in genere viene messo in un angolo per non danneggiare il video e molto spesso è semplice eliminarlo con dei programmi appositi, come potrebbe essere anche lo stesso Shotcut o anche DaVinci Resolve. Se noi però questo watermark lo facciamo muovere chiaramente da un angolo all'altro, sarà molto più difficile per chi volesse appropriarsi della paternità del nostro video, poterlo nascondere. Vediamo come si fa. Ovviamente si apre il nostro programma Shotcut, si attende l'apertura. Qui il nuovo progetto si mette magari automatico per avere lo stesso frame rate, la stessa risoluzione del video che ci accingiamo a processare. Poi andiamo sull'elenco di produzione e trasciniamo sia il video che vogliamo processare, sia anche il logo. Prima portiamo il video, magari. Questo è il video. E vogliamo aggiungere un logo, un watermark a questo video. Questo video lo trasportiamo nella timeline. Andiamo qua per portare l'indicatore di produzione all'inizio. Poi andiamo qua sul menu della timeline e facciamo aggiungi traccia video per aggiungere un'altra traccia video. A questo punto trasciniamo anche il logo che vogliamo usare come watermark. Chiaramente invece di un logo può essere un testo anche volendo, però noi usiamo un logo. Trasciniamo il logo nella seconda traccia che abbiamo appunto aggiunto alla prima. Lo mettiamo all'inizio. Questo logo chiaramente coprirà il video sottostante. Con la maniglia qui aumentiamo la lunghezza dell'immagine fino a dove ci pare, fino ad arrivare anche alla fine del video, in questo modo. Chiaramente questa immagine dovrà essere ridimensionata, quindi ci si clicca sopra per selezionare questa traccia, si va su filtri, icona del più, filtri video e si va su dimensione e posizione. Ecco fatto. Dimensione e posizione, come vedete, i quattro bordi vengono evidenziati, possiamo usare semplicemente il cursore per posizionare il nostro video dove ci pare. Posizioniamolo eventualmente in questa posizione qua. Ecco fatto. Qua magari ci si può anche ricordare la posizione. Io magari non sto a ricordarla, però volendo 23, 904, 159, 159. Quando ci siamo ricordati di questa posizione, possiamo aggiungere la trasparenza. La trasparenza che andiamo quindi su, ancora su filtri, ma questo è già aperto filtri, quindi andiamo sul più, sempre su filtri video, andiamo su opacità. Eccola qua. Questo è il cursore dell'opacità perché chiaramente gli watermark, le filigrana sono più carine se sono trasparenti o semi-trasparenti, quindi si sposta, dopo aver selezionato qua, si sposta il cursore per rendere il logo semi-trasparente. Ecco, così va bene, è sufficiente. Quindi si vede il logo, ma si vede anche la posizione sottostante. Ora, lasciando tutto così, il logo rimane fisso in questa posizione per tutto il video, possiamo anche vedere.
E chiaramente per uno che volesse rubare il video non sarebbe un problema eliminarlo, perché anche con Shortcut si può andare su filtri ancora più e usare il filtro macchia, mi pare si chiama rimozione macchie, eccolo qua, e quindi magari nascondere questo watermark per se si trova in una posizione predeterminata. Come facciamo noi allora per renderlo animato? Portiamo all'inizio l'indicatore di riproduzione, così. Andiamo sempre su filtri qua. Qui chiudiamo e selezioniamo dimensione e posizione e opacità. Selezioniamo dimensione e posizione. Questi sono l'inizio, 23, 904, 159, 159. Noi spostiamo, clicchiamo sul fotogramma chiave e lo facciamo diventare celeste. Vedete, in questo modo. A questo punto, come vedete qua in basso a destra, verrà visualizzata la timeline dei fotogrammi chiave. Spostiamo in avanti l'indicatore di riproduzione, magari di un quarto più o meno, anche un po' di più di un quarto. E spostiamo questo watermark dall'altra parte, più o meno in maniera simmetrica. Vedete, c'è 59, c'è 59, è sempre è la posizione, è la dimensione la lasciamo sempre invariata. Quello che cambia è la posizione. Poi spostiamo ancora l'indicatore di riproduzione, magari fino ad arrivare a metà del video, e questo lo spostiamo qua su, più o meno una posizione simmetrica. Poi spostiamo ancora l'indicatore di riproduzione e il nostro watermark lo spostiamo qua. Ecco fatto. Infine andiamo alla fine del video, siamo qui, perlomeno quasi alla fine, e lo riportiamo nella posizione iniziale. Adesso non mi ricordo qual era il numero, cioè se uno avesse preso l'appunto magari lo poteva mettere esattamente nel punto iniziale. Adesso andiamo, riportiamo a zero l'indicatore di riproduzione e vediamo il risultato. Andiamo sull'icona del play, selezioniamo il video di sotto, così per non avere il watermark con le barre che lo racchiudono, e vediamo il risultato. Come vedete, il watermark si sposterà e sarà molto più difficile, per chi volesse rubarvi la paternità del video, poterlo nascondere. Vedete? A questo punto si può chiaramente esportare il nostro video andando su Esporta, si seleziona in assortimento per esempio iProfile con il formato con il codec H264, si va su Esporta File, si sceglie un nome, per esempio 1, si va su Salva. E in alto a destra si visualizza nella finestra attività il procedere dell'encoding, e alla fine dell'encoding potremo avere il video con il nostro watermark o filigrana, detto in italiano, che si sposta ai quattro angoli del video, e quindi molto più difficile da nascondere. Questo è tutto, alla prossima volta.